Santa Scrivia, oltre a fare i nostri auguri agli sposi, lasciamo la parola all'unico sindaco che ha deciso di schierarsi al fianco della sua gente. Diamo la parola al sindaco di Arquata, Paolo Spileto. Mi sento un rumore di gruppo elettrogeno, comunque sempre proprio per voi, ma di base. Proviamo? Va meglio? Sentite? Allora, ho partecipato insieme ad alcuni assessori, componenti della giunta, consiglieri, a questo incontro, a questa marcia, se vogliamo chiamarla così, come normale cittadino, perché ritengo che un cittadino che tiene al proprio paese, che tiene Arquata, dovesse essere qui oggi per dimostrare quello che pensa riguardo alle opere che verranno fatte e riguardo ai rischi che il nostro paese andrà a correre molto a breve. Adesso ho messo, ho indossato la fascia perché vi parlo come sindaco e come istituzione, quindi ringrazio, saluto tutti voi che siete intervenuti e soprattutto vi ringrazio perché sono veramente contento. Sono contento perché avete dimostrato oggi che il Terzo Valico è sì un grosso pericolo, però non è un pericolo per l'ordine pubblico, ma è un pericolo per le nostre terre, è un pericolo per la nostra acqua, per il nostro ambiente, per la nostra aria. E un saluto particolare va ai comitati che hanno lavorato, stanno lavorando duramente per portare la giusta informazione, l'informazione in giro, in un momento in cui è sempre più facile, invece è sempre più difficile portare l'informazione giusta, dove non c'è interesse alla trasparenza e alla conoscenza delle cose. Questo è il ruolo che finora i comitati hanno avuto, il ruolo che il comune, l'amministrazione avrà è un altro. Noi siamo, adesso ho indossato la fascia, parlo come istituzione, il nostro compito è quello di portare i problemi del Terzo Valico nei giusti tavoli. Noi cercheremo di portare, parlando con gli altri comuni, con i rappresentanti, i sindaci, le persone che rappresentano i comuni sia come maggioranza come minoranza, cercheremo di portare avanti la conoscenza di quello che è questo progetto e di quello di cercare di capire a cosa serve realmente il Terzo Valico. Io non l'ho ancora capito, se qualcuno l'ha capito spero che ce lo voglia spiegare. Sarò breve, noi siamo appena usciti dalle amministrative a livello nazionale, sono state delle sorprese, diciamo così, sorprese per chi vive lontano dalla popolazione. E mi fa ridere ascoltare questi politici che nei salotti televisivi parlano di come riconquistare i voti. Io credo che se volessero veramente riconquistare i voti sul serio dovrebbero essere qui oggi, dovrebbero leggersi i progetti del Terzo Valico, perché la vera politica, quella con la P maiuscola, si fa fra le persone e parlando con gli amministratori e con tutti, non si fa dai tavoli di Bruno Vespa o giù di lì. E concludo semplicemente dicendo che chiaramente noi come Arquata vediamo fortemente pregiudicate quello che è la nostra aria, la nostra acqua, e quindi come amministrazione ci porremo fino in fondo a lottare affinché non avvengono scempio del nostro territorio. Faremo il possibile, chiaramente utilizzeremo tutti i mezzi legali che sono nelle nostre mani. E concludo invitandovi un evento, chiamiamolo così. La prossima settimana faremo un consiglio comunale aperto sul Terzo Valico in cui il comune di Arquata si esprimerà. Consiglio comunale aperto, quindi chi vuole partecipare è invitato. E faremo sapere esattamente la data, chiaramente, quando verrà decisa. E cercheremo di portare un documento condiviso maggioranza e minoranza per dare una posizione univoca del comune di Arquata. L'altro invito è molto più legato alla giornata calda. Recentemente abbiamo installato in Piazza dei Caduti, dove terminerà il corteo, una fontana che fornisce acqua
gasata o refrigerata, depurata, che è l'acqua del nostro acquedotto di Borlasca Rigoroso, proprio quell'acqua che rischieremo di perdere col terzo valico. Questo fontanino distribuisce acqua gratuitamente, quindi siete invitati a bere quest'acqua e spero di potervi invitare ogni anno da qui all'infinito a bere la nostra acqua di Borlasca e Rigoroso, sempre la nostra acqua. Grazie. E ora continuiamo.